Avviare un'impresa a Napoli può diventare molto più semplice grazie all'avviso pubblico promosso dall'assessorato al lavoro del Comune sull'incubatore diffuso. È un'iniziativa che nasce per supportare progetti di sviluppo di imprese nuove o già costituite attraverso l'erogazione di servizi gratuiti specialistici. L'incubatore diffuso è una modalità molto innovativa e a livello cittadino sperimentale per affiancare imprese già costituite o imprese o lavoratori cittadini che intendono avviare un'attività d'impresa, sostenendoli nella loro attività e nei loro primi passi nella creazione della loro impresa. Noi ci avvaliamo di un'assistenza tecnica, e l'attività è finanziata a valere su fondi nazionali della legge 266 e collegata anche con altri interventi in capo all'assessorato e comunque in capo all'amministrazione tutta, che cura gli aspetti gestionali e organizzativi delle attività d'impresa a livello cittadino e quindi a Napoli. Il programma, unico nel suo genere sul territorio regionale, mette a disposizione gratuitamente fino a 100 ore di consulenza e formazione in diversi ambiti e settori. È possibile accedere presentando domanda online nell'apposita sezione del portale www.incubatorenapoliest.it o mediante sportello entro il 15 novembre. È un aiuto concreto, soprattutto a chi tante idee imprenditoriali oppure ha avuto il coraggio già di avviare un percorso di impresa, ma impatta nei confronti della burocrazia, della contabilità o anche delle strategie di crescita e di sviluppo. Un incubatore che parla ai giovani soprattutto, ma non solo, e quindi estremamente accessibile sia tramite i canali social, ma soprattutto anche attraverso i luoghi fisici. I centri giovanili della città di Napoli sono 9 sul territorio, ieri grazie al Consiglio Comunale diventano 10, ce n'è anche uno ai quartieri spagnoli, dove le ragazze e ragazze di questa città si possono dirigere per chiedere informazioni e soprattutto quindi per rompere la solitudine e le difficoltà che possono incontrare nel percorso teso all'occupazione di se stesse, all'occupazione degli altri.